Si è tenuta oggi la seduta del Consiglio Comunale monotematica in occasione della giornata di solidarietà con il popolo palestinese. Era presente anche il ministro della Salute palestinese, Hani Abdin, che ha commentato favorevolmente l'appoggio dell'Italia per il recente riconoscimento dello Stato palestinese come Stato osservatore alle Nazioni Unite. Io credo che questa città stia portando avanti non solo una politica dei diritti e dei diritti umani in particolare, e quindi di pace, di solidarietà, di convivenza, ma stia portando avanti anche un discorso che è estremamente interessante sulla centralità del Mediterraneo, che ridiventa centrale soprattutto perché ci sono delle spinte centrifughe in Europa. Dunque è indispensabile riproporre in questo nuovo futuro panorama dell'Europa, che tende ad essere sempre più una Mitteleuropa e sempre meno un'Europa dei popoli, è importantissimo che noi riproponiamo la centralità del Mediterraneo. Oltre all'appello affinché la Palestina sia riconosciuta come Stato per garantire gli equilibri dei popoli del Medio Oriente, durante il dibattito è stata anche avanzata la proposta da parte del sindaco di conferire la cittadinanza onoraria di Napoli al presidente palestinese Abu Mazen. Noi ci impegneremo al massimo per quello che possiamo fare perché ci possano essere quanto prima due stati autonomi, cioè che accanto ad Israele ci sia anche lo Stato della Palestina, che possano vivere in pace e in sicurezza l'uno accanto agli altri. Io credo che potrebbe essere interessante valutare che Napoli dia la cittadinanza onoraria al presidente Abu Mazen in rappresentanza del popolo.